Siamo con mister Felice Cacurri, a lui il microfono per commentare questa partita. La squadra ha corso per 90 e rotti minuti, ha sofferto e avrebbe meritato sicuramente come minimo il pareggio, ma senza l'aiuto della dea bendata non si va da nessuna parte. Per dire la verità non è che abbiamo fatto una grande prova, forse il pareggio alla fine potevamo raggiungerlo così per qualche occasione sporadica, però sicuramente i ragazzi oggi hanno fatto una prestazione all'altezza, sicuramente la testa era già ai playoff della settimana prossima, visto che la classifica era già delineata, quindi magari un po' di atteggiamento sbagliato, qualche assenza che avevamo nelle file della nostra squadra, non siamo riusciti a fare un'ottima partita. La difesa ha retta, il centrocampo ha filtrato bei palloni, le punte hanno tentato. Le punte hanno tentato di fare qualcosa, poi c'era pure molto vento che infastidiva le trame di gioco, quindi non era facile controllare il pallone, non si riusciva a giocare palla a terra, ogni traversone veniva deviato dal forte vento, quindi i ragazzi hanno avuto enormi difficoltà. Nonostante l'ambiente di Zanna Bianca si è giocato al pallone. Eh sì, anche loro sono una buona squadra, quindi abbiamo cercato tutte e due le squadre di giocare palla a terra e di fare il meglio possibile, cercando di evitare effettivamente il fastidio che il forte vento dava in campo. Nonostante l'ambiente per Ermellini delle Nevi e Volpi Argentate, oggi si è giocato al pallone qui a Longhi Bovetto, campi di Ciccio Cozza in Balaniti. Buonasera. Sì. Dottor Giuseppe Macheda, mister ospite. Sì, diciamo che non c'erano le condizioni per poter disputare al meglio una partita di calcio, perché il vento condizionava in modo eccessivo qualunque trama di gioco si tentasse di improntare, però fondamentalmente sono contento dei ragazzi che hanno avuto si sono riscattati dalla brutta sconfitta di martedì scorso, dove c'è stato un crollo nel secondo tempo che ha fatto assumere la sconfitta. Oggi hanno giocato con grinta, determinazione, smalto. Sì, è quello che ho chiesto ai ragazzi. Mordente. Ho chiesto di approcciare al meglio la partita con la giusta grinta, la giusta intensità. Doveva essere una partita, anche se ai fini della classifica non cambiava nulla, perché la nostra posizione ormai per la griglia dei playoff era raggiunta, però era molto importante dal punto di vista morale la partita, e ho avuto una bella risposta da parte di tutti i ragazzi. Ha giocato bene la difesa, ma soprattutto il centrocampo. Sì, sia difesa che attacco, ma centrocampo. È stata una partita dove abbiamo giocato da squadra, quindi sì. Ha funzionato tutto? Sì, oggi sì, diciamo che è andata bene. Anche loro erano condizionati nell'esprimere il loro gioco, perché loro sono una squadra forte, però noi abbiamo retto bene, abbiamo fatto la nostra partita senza timori reverenziali. Una vittoria di prestigio ottenuta contro una squadra che, ricordiamolo, partecipa al campionato di eccellenza regionale. Sì, a dire il vero quest'anno siamo riusciti a battere loro sia all'andata che al ritorno, sicuramente oggi mancava qualcuno, però ciò non toglie il prestigio e l'importanza della vittoria dei ragazzi. Una vittoria fuori casa fa classifica, ma soprattutto morale in vista dei playoff. Sì, era quello che ho detto ai ragazzi, di giocare una partita concentrati, grintosi e soprattutto di divertirsi, perché non essendo influente alla fine della classifica ho chiesto ai ragazzi di giocare con la mente libera per esprimersi al meglio e ho avuto una bella risposta. Ero fiducioso prima per i playoff e lo sono ancora di più oggi. Le belle individualità della sua squadra, mister, a partire da quel Borruto che secondo noi può aspirare al salto di categoria. Sì, vabbè, ma Nicolò ha una capacità tattica e un'intelligenza a livello calcistico non indifferente, infatti più di un'occasione l'ho impiegato anche come difensore centrale e ha sempre fornito ottime prestazioni, perché riesce a adattarsi ai vari ruoli e tatticamente riesce a ricoprire varie posizioni. Però al di là di tutto, delle varie individualità, vorrei soffermarmi e fare un applauso a Sasso Asni, che è il ragazzo che ha fatto il gol, a cui abbiamo segnato la paternità nonostante una piccola deviazione. Sì, vabbè, ma ormai con le nuove regole la sua intenzione era quella di tirare in porta, quindi la deviazione forse l'avrà agevolato, però al di là del gol la prestazione, la voglia, la grinta, nonostante si alleni poco per impegni lavorativi, fanno di lui un ragazzo molto serio e meritevole di giocare. Sono veramente soddisfatto della prestazione che ha fornito.
I sacrifici della società e delle famiglie sono ampiamente ripagati da queste belle maiuscole prestazioni in campo esterno. Sì, sì, la società ha fatto uno sforzo non indifferente per permettere ai ragazzi di partecipare al campionato, gestendo le trasferte, iscrivendo la squadra. Penso che, nonostante qualche battuta d'arresto, penso che la società sia soddisfatta di quello che hanno dato i ragazzi. L'ambiente sta crescendo, tra qualche tempo ci potrebbe essere un nuovo Fabio Caserta. C'è la potenzialità di vari ragazzi, giustamente nel gioco del calcio influisce anche molto il momento giusto, trovarsi nella squadra giusta, sono una serie di situazioni che devono andare a concatenarsi, però la base di più di un ragazzo c'è, chissà, può darsi pure, lo spero per loro. La soddisfazione anche per un giovane trainer. Sì, sono soddisfatto, ma quello che chiedo ai ragazzi, cioè, al di là dell'allenamento, a me piace che i ragazzi crescano come uomini. L'obiettivo che ci siamo posti sia con la società che con le famiglie, e posso dire che sono molto orgoglioso dell'educazione e del rispetto che i miei ragazzi hanno in campo verso tutti. Il segreto del successo però è l'armonia che regna sovrana sia in casa che in trasferta. Sì, sì, vabbè, ma c'è un bel gruppo, poi sono ragazzi che si conoscono da tanti anni, hanno fatto le trafile alla calcistica Spinella, quindi non è un gruppo ben amalgamato, e si vede, in campo si vede, quando c'è l'unione e l'armonia si risalta subito all'occhio, sono veramente contento dei ragazzi. Chiudiamo qui perché il nostro operatore sta tremando come una foglia d'albero. Infatti lo vedo, poveretto, stare lassù non è semplice, in panchina un po' di vento si riesce a evitare, ma stare lassù è dura. Vi ringraziamo per quello che fate, perché alla fine sono anche sacrifici sotto pure questo punto di vista. Grazie. Io ero con tre giacconi. Serviva pure il quarto, credo.